coraggiosa giornata piovosa, anzi che in questo momento non sta piovendo e per fortuna si riesce a giocare questa partita. Partita importante, la prima in casa, l'esordio assoluto del nuovo tecnico missista. Invece no, parte un altro tiro e il pallone sfiora la traversa, veramente bella occasione questa per il Ladispoli con Andrea Catese, che si ripropone in avanti per il Ladispoli, in contropiede salta un avversario, pallone per Alessio Teti, parte il tiro che colpisce l'esterno della rete. C'è già bella intesa comunque fra questi due giocatori, poi avere un uomo come Teti che si incunea in aria è sempre positivo. Attenzione, attenzione, e c'è un grandissimo gol di Pietro Battista e... C'è il raddoppio, eravamo stati tratti in inganno, c'è il raddoppio della Ladispoli, Ladispoli 2, Campus 0-0, ancora Pietro Battista e un altro giocatore. Ho visto oggi due grandissima impressione a Calesso Teti, pallonetto della Pantera e c'è il terzo gol che avevamo chiamato pochi istanti fa, l'avevamo detto che mancava solo il gol di Alessio Teti che è arrivato e quindi la Ladispoli 3 Campus 0-0. E io dico solo che quando si acquistano giocatori di questo livello, quando si mette in campo gente che parla col pallone, poi arriva anche il pallonetto meraviglioso. Ecco che ha perso un pallone incredibile, la difesa in campo, Alessio Teti mette dentro il 4-0, la Pantera colpisce due volte, 4-0, grande Alessio Teti. E intanto arriva addirittura il 5-0 del Ladispoli, siamo ormai proprio all'apoteosi, Pietro Battista, che si sta bene, autore della ripresa, quindi può attaccare il pallone in questi casi. Si riprende il primo posto e questo è l'applauso che sentite, Ladispoli batte Campus 0, addirittura risultato neanche fotografa.